Vittoria per l'olandese Taco van der Horn della Intermarché Wontigoberg davanti a Davide Cimolai, Elia Viviani e Peter Sagan nella terza tappa del Giro d'Italia da Biella a Canale. Filippo Ganna ha mantenuto la maglia rosa rimanendo sempre nelle prime posizioni sugli strappi che hanno contraddistinto il finale in attesa della frazione di domani, decisamente dura da Piacenza a Sestola. Ieri, in occasione del traguardo di Novara, abbiamo chiesto un giudizio sul Vignonese a chi nel passato ha vestito la maglia iridata di campione del mondo e non solo. Si deve sempre onorare il giro e io oggi lo onoro guardandolo. Senti, sei venuta a dare anche supporto al tuo amico Gunn, che voi solitamente ultimamente la maglia rosa l'avete indossata spesso. Ma Ganna mi sa che di supporto ne ha bisogno poco, fa tutto da sé, quindi insomma io sono qui a guardarlo e a applaudirlo e a vedere una bellissima maglia rosa passare oggi. Senti, adesso i tuoi prossimi appuntamenti, si avvicina il giro, si avvicina le Olimpiadi. Sì, adesso andrò via dopodomani perché mi aspettano una serie di corse dal 13 al 23 in Spagna e poi dopo un periodo in altura fino alla metà di giugno, seguito poi dal Giro d'Italia, dalle Olimpiadi, si spera. E allora buona fortuna. Grazie. Paolo Bettini, emblema dei campioni del mondo italiani, un giudizio su un campione del mondo attuale che è Filippo Ganna. Ma è che dire, non è che lo scopriamo, ormai è una garanzia, è iniziato anche questa edizione del Giro e ha fatto quello che ci aspettavamo. Oltre che vincere, si è ripreso la sua maglia rosa, è un ritorno a quello che ha fatto l'anno scorso e sono convinto che ancora noi, ma anche lui, non sa fin dove può arrivare. Tu eri un grande uomo da classica, hai vinto quasi tutte le classiche. Come lo vedi in un prossimo futuro protagonista alla Roubaix, al Fiandre, magari anche in altre corse? Sì, per me la sua gara è la Roubaix. Poi è in una logica di squadra dove deve aspettare un po', ma io credo che arriverà il suo momento, arriverà il momento dove farà le sue esperienze su quel tipo di terreno e la Roubaix, uno potente come lui, può fare grandi cose. Indimenticabile lo scatto di Piazza Montegrappa di Alessandro Ballan, ma anche un gran bel Fiandre, tante belle vittorie. Alessandro, il tuo giudizio su chi adesso porta la maglia iridata in Italia, che è Pippo Ganna? Ma è una fortuna per noi italiani avere Ganna in un periodo dove abbiamo molti giovani che stanno emergendo per la strada e ripeto, noi fortunatamente almeno abbiamo Filippo Ganna che per quanto riguarda il cronometro è l'uomo faro di riferimento per i prossimi 10 anni perché penso che forte come lui, soprattutto su distanze brevi come abbiamo visto ieri, sia praticamente imbattibile.